iniziamo subito, ti faccio una domanda molto semplice: come stai? Molto bene, ciao a tutti, io sono Emanuele Garofalo, lavoro in Toscana dal 2009, ormai sono 11 anni, e ad oggi sono il responsabile della filiale di San Giovanni della Toscana Spa. E come sta andando questa nuova esperienza? Perché comunque è una nuova esperienza per tutti. Bello, benissimo. Benissimo, superati i primi 2 giorni, diciamo, interpretato questa fase, abbiamo da subito affrontato questo momento, l'azienda da subito si è messa al nostro fianco, questo ci ha aiutato tanto, e ci ripeto, dal 16 marzo abbiamo reso il nostro ufficio virtuale. Abbiamo imparato a utilizzarlo bene, oggi lo sfruttiamo nel giusto modo. Questo ha portato in questi 2 mesi a dei risultati anche importanti e inaspettati. Qual è stato il tuo bilancio in questo periodo di smart working? Il mio ufficio ha prodotto un numero importante di incarichi, abbiamo preso nel lockdown circa 12 incarichi tra virtual tour e whereby, abbiamo acquisito immobili con l'aiuto dei proprietari, magari anche con abiti non formali, quindi in tuta, spesso anche in pigiama, siamo riusciti a stipulare, sono riusciti a non far saltare trattative, anche grazie all'ausilio di tutti, il gruppo toscano, quindi tanto. Ci è servita questa fase sicuramente per gestire meglio i rapporti con la proprietà, ci è servito tanto per approfondire i rapporti con gli acquirenti, sicuramente. Hai sperimentato una nuova modalità di lavoro, quali sono le cose che hai appreso in questa fase e che utilizzerai anche? Sicuramente questa fase ci ha portato appunto a sviluppare gli appuntamenti in piattaforma virtuale. Io utilizzo tantissimo whereby e attraverso l'utilizzo del virtual tour siamo stati in grado di far vedere immobili a tutti, andando a conoscere il cliente in una fase preliminare, prima ancora di andare a vedere l'immobile. Quindi questo ha portato anche una scrematura. E quindi sì, questo è un sistema che rimarrà sicuramente, non lo adotteremo in futuro quasi tutto, e trovo questo fantastico. Innanzitutto mi fa piacere sapere che comunque tutti questi strumenti vi sono tornati utili, concretamente utili, e che siano stati tanto apprezzati. In effetti ascoltare i vostri racconti è bello. È stato sicuramente un assist per noi. Ripeto, il 4 maggio abbiamo riaperto, ma preparandoci di 2 mesi prima, quindi nel 4 maggio abbiamo ripreso un'attività già avviata, che non si è mai fermata. Noi siamo stati sempre operativi. La settimana prima abbiamo preparato le nostre sedi. E qua sempre applauso all'azienda che da subito in piazza sanificazione su tutte le nostre sedi, interventi mirati, siamo stati riforniti di tutto ciò che serve per mettere in sicurezza noi e il cliente a cascata. Quindi misure di sicurezza all'interno delle filiali, ognuno deve utilizzare la sua postazione, alla fine dell'utilizzo della postazione, igienizzazione della postazione, cliente che entra in ufficio, proteggi scarpe, non è dotato di mascherina, diamo la mascherina, all'appuntamento idem. Abbiamo guanti, mascherina, gel, se lo forniamo pure, ci siamo attrezzati per fare la nostra attività in sicurezza, importantissima, nostra e del cliente. Ogni mattina misuriamo la nostra temperatura quando arriviamo in ufficio, questo è un controllo che facciamo anche per essere sereni tra noi. Di tutto ciò che si era creato virtuale si è andato a concretizzare settimana scorsa. Cosa importante, abbiamo riscontrato una fiducia massima da parte dei proprietari che si sono affidati a noi e nonostante il momento vogliono proseguire la loro attività con noi, e sono rimasti sicuramente tutti quanti, acquirenti e imprenditori, piacevolmente impressionati da quello che stiamo portando avanti. Si è creato un team con tutti i 60 proprietari di immobili e con le centinaia di richieste che andiamo a gestire. Questo è stato bello, creare proprio una squadra con la proprietà, creare un rapporto che va oltre il lato economico. Bisogna mettere in campo un po' più di pazienza, bisogna mettere in campo un po' più di tempo, bisogna mettersi in campo anche personalmente. Se arrivano richieste di vendita, ma come vi state organizzando concretamente per gestire gli appuntamenti? Ne arrivano meno, ma più di qualità. Però l'unico modo per fare bene attività è adottare tutti i protocolli. Poi Anama ci ha messo a disposizione l'azienda attuale. E attraverso appunto questi protocolli stiamo ben gestendo gli appuntamenti. Ne facciamo di meno, ma c'è molta più qualità. Siamo anche dotati di una modulistica adatta per questo periodo, quindi informando la persona che viene a vedere la casa che stiamo adottando dei protocolli di sicurezza per tutelare noi e loro. Sì, cioè, l'azienda ci sta dando tanto, e anche come materiali, che noi abbiamo il materiale per noi e per i clienti, quindi siamo in grado di fornire appunto dispositivi di protezione individuale sia a noi che agli utenti.
in questa esperienza lavorativa hai notato un cambio nelle esigenze abitative della gente? Cioè, in qualche modo questa chiusura forzata ha fatto cambiare un pochino le scelte? Questa chiusura forzata sicuramente ha fatto cambiare tanto la richiesta. Oggi abbiamo una richiesta di immobili che va quasi totalmente piani alti, con spazio esterno o per terra con giardino. Tutti stanno cambiando le loro richieste in questa fase, però la richiesta si sta muovendo quasi tutta sull'immobile più grande di quello da cui si viene e con spazi esterni. Però qual è la tipologia di immobile più richiesta in questo momento? L'attico. In questo momento la tipologia di immobile più richiesto è l'attico o comunque un piano alto con spazio esterno. Da sempre lavoriamo su questo tipo di immobili, quindi abbiamo già in portafoglio questo tipo di soluzione. Diciamo che la richiesta che oggi il cliente sta facendo è quello che è il nostro immobile tipo di gestione, quindi ecco lì abbiamo in portafoglio anche quel tipo di immobile. La richiesta è quella, appunto, immobili con spazio esterno e piani alti. Diciamo, da voi arrivano molte delle persone che si rivolgono a voi proprio per avere consigli. Cosa consigli a chi deve vendere in un momento come questo? Allora, in questo momento abbiamo una fase di mercato reale, ancora viviamo una fase di mercato con dei prezzi veri, con delle banche che danno i mutui, arrivano i mutui e con notai che stipulano. Quindi a un venditore quello che oggi ci sentiamo di dire è che ad oggi la situazione è conosciuta, è reale, il mercato va avanti. In questo momento ci vende, il consiglio è quello di vendere e di attivarsi appunto nella fase vendita, proprio perché non si sa nei mesi prossimi cosa succederà. E cosa consiglia a chi deve acquistare? Consiglio la stessa cosa: in questo momento le banche erogano mutui, che è una cosa fondamentale, i notai stipulano, e quindi non si prevede un abbassamento dei prezzi, perlomeno io non prevedo una crisi dei prezzi e non la diminuzione del numero delle compravendite, ma sempre tutta una questione di qualità. Quindi quello che consiglio è muoversi nell'operazione di acquisto. Adesso abbiamo una situazione concreta, reale, che stiamo poi passando, perché la stiamo vivendo in prima persona. A questo punto, ora, cosa ti aspetti nei prossimi mesi? Cioè, come pensi che possa cambiare il mercato, il cliente nei prossimi mesi? Domanda da 100 milioni di miliardi di dollari. Quello che mi aspetto nei prossimi mesi è sicuramente un mercato frizzante, un mercato che cambierà. E quello che noi possiamo fare sarà soltanto farci trovare pronti in questa fase, noi insieme all'azienda, appunto, monitorando costantemente il mercato, perché ad oggi certezze non ne possiamo dare, non ne abbiamo. Quello che sappiamo è che noi ci siamo e continueremo a offrire supporto a tutti i clienti per qualsiasi fase andremo incontro. Quello che so e quello di cui ho certezza è che noi ci siamo, stiamo a fianco dei nostri clienti per affrontare insieme qualsiasi nuova fase. Va bene, Emanuele, grazie mille per il tuo tempo. Io ti lascio al tuo lavoro, ti lascio ai tuoi clienti e spero di incontrarci presto dal vivo, prossimamente magari. Per un caffè che sembra tanto facile, invece sembra una chimera oggi. Grazie a voi, buona giornata, a presto.